Allora, ciao ragazzi, Lambrenedetto dalla Germania. Come trasferirsi in Germania? È un video che mi ha chiesto un ragazzo che vive in Italia. Mi ha detto: ma se io mi dovessi trasferire, che difficoltà trovo? Vi faccio questo video qui da Spire. Sono qui con un mio amico che ormai è, cos'è, 30 anni ormai che sei qui in Germania, è anche diventato cittadino tedesco, ha preso il passaporto. E allora, come trasferirsi in Germania? Beh, prendi la macchina, prendi l'aereo e vieni in Germania. Cioè, non è che ci vuole, non è che bisogna essere dei geni. Ok, grazie. E praticamente, ok, beh, questa parla anche in italiano, parla, però non è italiana. Niente, allora, le difficoltà che si trovano a venire in Germania. Vabbè, la difficoltà che si trova, allora, qui al sud oggi la vera difficoltà, ah, lo sai che sono passato, dovevo passare ma passerò la prossima volta, devo trovare un mio amico pizzaiolo, sono andato a mangiare, però un altro mio amico pizzaiolo adesso non era in festa, era in ferie l'altro giorno, sono passato dal nostro amico pizzeria, ha difficoltà a trovare personale, sì, ma anche li paga bene, quello che ce l'ha a Mannheim. Allora, la difficoltà di oggi, allora, trasferirsi in Germania, la vera difficoltà è quella di trovare una situazione abitativa. Basta, questa è l'unica difficoltà, perché per quanto riguarda trovare lavoro, qui, per esempio adesso qui siamo nel Rheinland-Pfalz, qui non c'è difficoltà di trovare lavoro, qui hanno difficoltà a trovare lavoro, cioè la gente ha difficoltà a trovare la gente che lavora. Cioè, siamo qui a mangiare qualcosa, sono andato l'altro giorno giù al gabinetto, alla porta del gabinetto c'è scritto cerchiamo cuochi, camerieri, aiuti cuochi, pulitori di piatti, cioè per dirti, oramai è chiaro che se vieni qui a fare adesso questa ragazza qui, che non è tedesca, ho visto, ma no. È chiaro che parla un po' di tedesco, perché se devi venire a lavorare e fare il cameriere qui è normale che un po' di parole, devi sapere il tedesco per ordinargli, non è che puoi venire qui a parlargli in italiano. Poi qui vi posso garantire che, anzi, mio amico che lavora alla Deutsche Post, stanno prendendo gente dalla Georgia, dalla Bulgaria, mai detto. Arriva gente che non. Sì, dalla gente che non parla neanche tedesco. Cioè, li stanno buttando dentro nei magazzini a fare lavori manuali che comunque sanno due parole di tedesco, forse manco quelli. No, ma dicevi che quelle ragazze là addirittura non parlavano neanche una parola di tedesco. No. Beh, è chiaro che poi quando sei qui devi iniziare un po' a impararlo, a masticarlo, eccetera, eccetera. È chiaro che se arrivi e parli il tedesco è meglio. È chiaro che se arrivi qui dipende quale lavoro, è chiaro. Dipende quale lavoro, è normale. È chiaro, dipende quale lavoro. Certo che se fai il lavapiatti il tuo tedesco può essere anche basilare. Certo che se fai il cameriere devi già parlarlo meglio. Certo che se vai a fare l'infermiere devi avere un B2. Cioè, io quando ho fatto il corso qui, che ho fatto il B1, c'era una che era una dottoressa, lei era mezza cipriota e mezza russa. Il tipo era romeno, aveva sposato questo ragazzo romeno, lui faceva l'infermiere, lei era una dottoressa e gli richiedevano per fare gli richiedevano a lui il B2 e lei doveva fare almeno un C1, doveva fare, cioè avere, non dico quasi per fare la dottoressa, quindi dipende che lavoro vai a fare, è chiaro, se vai a fare lo stradino non è che ti serve il C1, dipende cosa vai a fare, se fai l'autista di bus non è che ti serve parlare il tedesco a menadito. Il mio amico che fa l'autista di bus è arrivato anche lui a come me un B1, cioè una cosa abbastanza basilare, un camionista, cioè dipende che lavoro vai a fare. Il problema vero è la mancanza di, anche perché qui c'è poca offerta immobiliare, a differenza dall'Italia che i prezzi stanno scendendo, qui non è che i pezzi delle case stanno mollando e gli affitti sono ancora diventati molto, sono abbastanza onerosi il discorso degli affitti. Dipende poi ovviamente dove abiti, perché se prendi qui a Spire nella via centrale hai un prezzo, se ti sposti 10 km nella zona più, cambia tutto, se vai là dove abitavo io a Ludwigshafen o a Emshof, che è un pustache, e costa di meno, e cioè
dipende ovviamente dove sei, dipende dove abiti. Anche a Mannheim ci sono dei quartieri pettinati e dei quartieri più popolari. Cioè, se vai a abitare da parte alla Bas che ti spara fuori i fumi, è chiaro che costa di meno che abitare, che ne so, a Bad Dürkheim. Dipende dove prendi. Però il problema fondamentale qui di trasferirsi non c'è un grande problema, c'è il problema di trovare un'abitazione, di avere un appoggio per poter cominciare. Questo è il vero problema. Quindi una volta che tu hai un appoggio e inizi a registrarti facendo il famoso Anmeldung, che è praticamente la residenza, fai i tuoi incartamenti, ma devi avere un loculo dove stare. Altrimenti, se vai a lavorare, se non hai questo Anmeldung, inizi a avere dei problemi, a meno che trovi l'azienda che comunque ti trovano vitto e alloggio, e a quel punto qui ci pensano loro a fartelo. Per esempio, io l'altro giorno stavo lì in una gelateria grossa dove lavorano... dove c'erano almeno una decina, grazie, di lavoratori italiani. E oggi ho preso Cordon Bleu con Braten Kartoffel, e dove praticamente i lavoratori erano tutti italiani, e quelli lavorano lì con vitto alloggio, e quindi c'è il titolare della gelateria che gli fa tutto. Ma generalmente, se uno viene qui, deve avere un budget per poter resistere un po' di tempo mentre cerca lavoro, mentre comunque impara un po' il tedesco. Lavoro adesso non è che c'è grande problema, ma il vero problema è quello, diciamo, del discorso della casa. Risolto quello lì, hai già fatto metà opera. Poi ovviamente il discorso lavoro dipende dalla competenza, da cosa sai fare, dal tuo livello di tedesco e da cosa sai fare, perché altra roba, altro diciamo luogo comune che io sento dire ogni tanto: è fondamentale il tedesco. Sì, no, ma senza il tedesco non devono saperti. Sì, sono d'accordo, ma devi anche vedere cosa sai fare, perché anche se tu parli tedesco correttamente, ho capito, ma non sai fare nulla, cioè dipende cosa fai. Anche qui la gente nasce e cresce e parlano il tedesco, i figli degli immigrati parlano tedesco, i figli degli italiani che sono nati qui e cresciuti e hanno fatto la scuola parlano tedesco madrelingua, perché sono nati e cresciuti qua. Ma cosa sai fare? Dipende cosa sai fare dopo. Beh, non è che io arrivo, suono, cerco, non lo so, un progettista meccanico o un fresatore e dico, ma io parlo tedesco, capito? Ma cosa sai fare? Un ingegnere, cioè bisogna vedere cosa sai anche tu fare. Quindi è importante la lingua, ma anche sapere cosa fare. E soprattutto, cosa fondamentale, e che deve aver voglia di lavorare, perché poi tanta gente arrivano qua, ma qui devi essere puntuale. Sì, qui amano la puntualità, ma però devi... Io vi dico, ragazzi, che per quanto riguarda i ritmi di lavoro, che io vado nelle aziende italiane e nelle aziende tedesche, vi dico, guardate che i ritmi di lavoro italiani, su dalle mie parti, Lombardia, Veneto, sono molto più alti rispetto a qua, Cioè qui hanno comunque, lavorano molto più lentamente, molto più soft, non è che qui si ammazzano dal lavoro, devi essere puntuale, devi lavorare, il tuo lavoro lo devi fare ovviamente, capito? Quindi se tu vieni in Germania, ti vuoi trasferire, devi avere umiltà, voglia di lavorare, e poi dopo di grossi problemi non ce ne sono, e nel mentre impari un po' la lingua. Non è che trasferirsi in Germania sia una cosa così complicata, eh?